Si sente spesso parlare di keynote speech, ma cos'è un keynote speech e come si prepara? Lo scopriamo insieme in questo video. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Partiamo analizzando l'etimologia del termine keynote speech. Deriva dal linguaggio musicale e nello specifico indica la nota introduttiva, quella nota che dà l'avvio alle danze. Ecco, un keynote speech nel public speaking è quel discorso che apre le danze, che dà l'avvio ad un evento. E se ti chiamassero a tenere un keynote speech, saresti in grado di farlo? E se sì, come lo faresti? Ecco, in questo video voglio condividere con te 7 pratici suggerimenti per aiutarti a preparare e a consegnare al pubblico un keynote speech di successo. Primo suggerimento: chiedi informazioni precise all'organizzatore dell'evento o della convention al quale o alla quale sei chiamato a parlare. Chiedi bene da chi è composto il pubblico, che cosa si aspettano gli organizzatori, quale messaggio deve passare ai tuoi spettatori e in che modo il tuo speech si deve connettere a tutti quelli che verranno dopo. Suggerimento 2. Prepara molto bene il tuo intervento e fa sì che ruoti attorno ad un unico messaggio, chiaro e univoco. Ricordati, se comunichi troppe idee, se vuoi lanciare troppi messaggi, alla fine il tuo pubblico sarà solamente confuso e disorientato. Ad esempio, se il tema dell'evento fosse la gratitudine, costruisci un messaggio semplice e diretto, come: siate grati per ogni cosa che vivete ogni giorno. Suggerimento 3. Spiega subito perché la tua idea è importante e perché le persone dovrebbero ascoltarti. In questo modo andrai a predisporre la mente del pubblico all'ascolto e alla curiosità. Suggerimento 4. Sviluppa la tua idea centrale su 3 punti. Quando non sviluppi la tua idea su 3 punti, rischi di dire troppe cose e quindi andare ad incastrarti in tantissimi discorsi o tante storie che alla fine vanno soltanto a confondere il tuo pubblico. Lascia per ultimo quell'elemento che secondo te è più emozionante per il pubblico e ricordati, in ciascuno di questi 3 punti trova sempre il modo per ribadire il tuo messaggio. Suggerimento 5. Non imparare a memoria il tuo keynote speech. Quando impari a memoria un discorso, sei finto. Le persone percepiscono che sei dentro di te alla ricerca di quello che hai memorizzato e percepiscono anche che sei teso alla sola idea di dimenticarti qualcosa. Quello che devi fare invece è entrare in flusso e vivere quello che stai comunicando, e per farlo non devi assolutamente imparare a memoria il tuo discorso, bensì lo devi interiorizzare e ne devi imparare il flusso logico. Suggerimento 6. Diventa un oratore carismatico. Utilizza tutto quello che hai a disposizione: la voce, la gestualità, i movimenti sul palco, le pause, tutti quegli elementi che ti aiutano veramente a veicolare al meglio e in modo emozionale e impattante il tuo messaggio. Immergiti in quello che stai dicendo, rivivi come se fosse oggi quello che stai raccontando e che appartiene al passato. In questo modo riuscirai ad esprimerti con naturalezza, perché la tua gestualità e la tua voce andranno di pari passo con l'esperienza che stai comunicando. Fai tante prove del tuo discorso, registrati, riguarda i tuoi video, datti feedback oggettivi e non giudicanti e, se possibile, vai a fare un sopralluogo sul luogo dell'evento e prova il tuo speech proprio sul palco sul quale dovrai tenere. Suggerimento 7. Concludi con impatto. Lo sai, la conclusione è quella parte del tuo discorso, insieme all'apertura, che il tuo pubblico ricorderà di più. Dunque la tua conclusione deve essere memorabile e d'impatto. Ricordati di preannunciare che stai andando in conclusione. Ad esempio potresti dire: voglio lasciarvi con... oppure: in ultimo voglio condividere con voi. Dunque, ricapitolando, un keynote speech è un discorso che apre le danze di un evento. Per farlo al meglio ti ricordo di seguire questi 7 pratici suggerimenti che ti ho dato oggi in questo video. Suggerimento 1. Chiedi informazioni precise all'organizzatore dell'evento.
Suggerimento 2. Prepara bene il tuo intervento scegliendo sempre un unico messaggio. Suggerimento 3. Spiega sempre molto bene all'inizio perché la tua idea è importante e perché le persone dovrebbero ascoltarti. Suggerimento 4. Sviluppa la tua idea centrale su 3 punti. Suggerimento 5. Non imparare mai a memoria il tuo keynote speech. Suggerimento 6. Diventa un oratore carismatico. E suggerimento 7. Concludi sempre con impatto. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiarealzati.it. Entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri, Video Public Speaking e Public Speaking Heroes. Ciao e al prossimo video!